Uno spettatore, fantastico, fabulous, no, che cazzo è successo? Ok, oh fantastico, ciao la personaggio, ciao Riccardo Rossi, ok se non distruggo tutto il setup Grazie Miriam, ciao benvenuta, ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti, scusate prima non so perché si era sfocato Adesso si vede, si vede bene, ogni tanto ci sono questi misteri della fede e benvenuti uh, a questo QA su Meredith Kercher io mi sono fatto fare un po' di domande uh, sia su uh, ciao vale ciao Francesca ciao, ah, ciao fra scusami non ho visto che vi la fra uh, ciao Leonardo ora sì prima no sì sì no ho visto visto. non so come mai e anche perché prima sono andato in diretta senza guardare cioè in realtà ciao Frenzi sì, o Frenzi c'è anche Ivana salutamela tantissimo allora e e vabbè, quindi sono nato a caso. Sono andato live un po', un po ottimista prima e quindi poi ho poi visto dopo, effettivamente, che non si vedeva un cazzo. E invece adesso mi vedete in, in una maniera almeno uh, 2023. Oggi parliamo. Io mi sono fatto fare diciamo, un po' di domande, scusate mi avevo perso un attimo i miei pensieri. Stavo pensando a una roba e. Mh, Scrivetemelo anche qua in chat su YouTube se avete domande sul caso di Meredith, domande chiaramente che, eh, che non, non volete farmi, curiosità, chiaramente non mi chiedete, anche se qualcuno l'ha fatto, ma purtroppo non posso ancora rispondere quando mi chiedete eh, secondo me chi è stato, non lo dirò oggi, quindi lo dico già, non mi chiedete quello, ma eh, se volete chiedermi qualcosa sull'indagine, su, sui protagonisti, su... Uh, le tracce su qualsiasi cosa io farò del mio meglio per rispondere e darvi una uh, una visione diciamo del caso uh, un po più importante rispetto a quello che trovate importante nel senso un po più approfondito scusate non importante rispetto a quello che trovate normalmente nei media mainstream vediamo chi mi scrive ok e io mi sono fatto fare un po' di domande su Instagram E vorresti sapere perché Jax nel suo podcast è così innocentista di Amanda Nox. Eh, perché loro si sono basati sul racconto di Ron Henry Che io poi ho studiato e che effettivamente dice delle cose interessanti e Però magari ne parliamo dopo quando poi apro la diretta, diciamo, su Spreaker e eh, su Spotify E... Altra cosa che volevo dire, poi farò anche un discorso un attimo su... I commenti su YouTube perché, uh, nella maggior parte dei casi, i commenti, uh, ciao Giovanni. Um, se i commenti, nella maggior parte dei casi, sono molto positivi, però ogni tanto ci sono dei commenti che, secondo me, non sono adatti e, e, e quindi io. Siccome ho decine e decine di interazioni con voi settimanalmente sui social, su YouTube, su Instagram, su Telegram, ovunque, e sono nel 99,9% positive, nel senso, ma non positive perché mi dite che sono bello, bravo e simpatico, positive perché voi vi approcciate con, con educazione e con, um, uh, e con appunto uh, nella maniera corretta e io nel 90% delle volte uh, cerco di essere gentile e disponibile. E, però ogni tanto ci, ci sono delle cose che un po' mi infastidiscono e, e quindi proviamo anche a spiegare questa cosa um, Ciao Lorenzo, ciao Cato, benvenuti a tutti, benvenuti, vedo che siamo già a una trentina, sto aspettando ancora tre minuti perché oggi mi sono collegato uh, un pochettino prima Grazie Federica, grazie, salutami tutti, un grandissimo abbraccio e mi sono collegato un po' prima perché avevo l'ansia che non funzionasse, come settimana scorsa ero in ritardo perché non funzionava niente E stasettimana ho detto cazzo mi attacco 10 minuti prima così ho 10 minuti per ciao Anna benvenuta E invece ho schiacciato e incredibilmente funzionato tutto tranne la videocamera ma quello mh, non è un grosso problema Anzi insomma, se mi vedevate sfocato che forse qualcuno anzi Anzi io avevo questa mezz'idea di fare una live sfocata che dava un po' di no un po' di vedo non vedo no, un po' di... Aggiungiamo quel qualcosa in più. E, e quindi niente, insomma, parliamo un po' di Meredith e delle indagini più che di Meredith nello specifico, anche se volete sapere qualcosa in più su di lei. Per quanto io appunto conosca il caso abbastanza bene, eh, mi, mi potete chiedere, eh, anche perché appunto vedo che Giacato mi ha fatto una domanda molto interessante, eh, così come la personaggio appunto mi ha chiesto questa... Intanto J-Ax è stato un po', se vogliamo, poi lo dirò magari anche dopo, un precursore, no? In questo filone innocentista, dove, dove vedo... <ride> Scusate, <ride> sto leggendo il commento di Francesca. Questo filone innocentista, poi ho capito perché Nazi non... Uh, Stefano Nazzi non, 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 non possa dire che lui è innocentista, secondo me, uh, lui credo che lo sia, ma non può dirlo perché sennò lo ammazzano. E ciao, ciao Deborah benvenuta. E, e quindi invece io che invece non so fare, uh, non l'influenza, ma dice, il comunicatore, ecco, no, non capisco il um, come comunicare, dico quello che penso così la gente mi, mi, poi mi rompe i maroni, giustamente, eh, per carità di Dio. Uh, Ah, esatto Riccardo, anche a me non dispiace, un po come nel noir, questo video non va a me, io, io ci penserei, io ci penserei eh, a, quella, a una live sfocata. Eh, Francesca magari poi l'ascolta solo su YouTube, su, su Spotify o, o comunque su, sulla versione audio così non si agita. Va bene, dai, andiamo live che abbiamo un po' di cose da dire: 3, 2, 1. E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Dipend Criminali, io sono come al solito il vostro caro Palla e siamo tornati con una serie, una puntata anzi più che una serie, una puntata di domande e risposte sul caso Meredith visto che settimana scorsa ne ho parlato ancora per la centesima volta ma non, non sarà neanche questa l'ultima e vedo che dai commenti dai feedback che ho ricevuto alcuni positivi e alcuni negativi ma questo fa parte chiaramente del mestiere eh, ci sono ancora un po di aspetti che secondo me non sono chiariti non sono Um, sono noti, ma sono noti soltanto in modo parziale e appunto non completo, e quindi siamo qua anche per questo. Ho chiesto a voi di farmi delle domande su Instagram. Uh, tutte le domande che volevate sul caso di Merit. Mi sono arrivate un sacco di domande che dopo leggiamo. Chiaramente, alcune le raggrupperò perché molti mi avete chiesto: Ma di quel fantomatico personaggio di cui ho parlato in Meredith 3 che mentiva sugli albi? Ma ci sono? Vi parlerò di Juva. Ovviamente, dividerò due cose, ma quello che so eh, vi parlerò ho ricevuto un sacco di domande molto interessanti già in chat qua su youtube perché mh, noi sappiamo sapete che la domenica sera siamo live su youtube eh, ci sono già delle domande eh, appunto sul caso e quindi insomma questa sarà una puntata molto partecipata perché la fate voi la puntata non la faccio io io cerco di dare una risposta ovviamente abbraccio senza documenti sotto ma mh, appunto così eh, live in tutti i sensi vi ricordo quindi visto che sempre più spesso faremo questi Q&A sui, sui singoli casi, anche perché questa idea mi, se, mi piace molto, no? Magari faremo un Sarascazzi, faremo un Parolisi, faremo Iara, faremo, insomma, tutte le varie, tutte le varie storie, tristi storie, eh, che abbiamo trattato in questi anni sui pen crimini. E quindi... Seguiteci sui social, seguiteci ovunque e se volete offrirci un caffè o una cocchina zero, che tra l'altro ho comprato oggi ma mi sono dimenticato nel frigo che è giù e non ho voglia di andare a prenderla, eh, potete abbonarvi e appunto offrirci questa cocchina zero mensile che male non ci fa. Detto questo, partiamo subito, oggi io non ho tempo da perdere, non avevo un sacco di tempo da perdere ma non voglio far perdere tempo a voi e quindi partiamo subito con le domande che mi sono arrivate. E partiamo poi dopo devo fare a metà del cerchio della puntata devo fare una chiosa su un discorso che mi sta un po' a cuore, ma partiamo con le domande. Perché Conti Steno mi fa questa domanda su Instagram? Ma secondo te possiamo ancora sperare in una verità? E aggiungere giustamente almeno storica? E qua io mi fermo. Innanzitutto, lo ringrazio per la domanda, eh, molto precisa e molto sul pezzo. E io dico, do una risposta telegrafica all'inizio, poi sapete che apro una parentesi di 25 minuti. Um, sì, possiamo sperare in una verità storica, senza dubbio, e io spero già di essere in grado, ovviamente non da solo, di poterla veicolare l'anno prossimo, quindi non nel 2023, ma speriamo nel 2024. Um, quindi sì, assolutamente. Amplio il discorso dicendo che non si arriverà mai a una verità giudiziaria. Eh, perché mm, è stato deciso così e va bene così. Quindi, questo è fondamentale. Ecco, io subito parto con una critica, ma non alla mia community, ma io parlo in generale alle persone che seguono la cronaca nera che commentano sui social e io ovviamente sono uno dei io leggo tutti i commenti ma anche di video di Bugalalla di Elisabeth Crime, di Paola Ma io leggo i commenti perché mi serve per capire le persone cosa pensano dei vari casi ovviamente non solo su merit ma in generale e su merit come forse già dicevo settimana scorsa in generale c'è un filone no, molto preciso dove c'è ...rudi, colpevole, ma non è stato lui che è stato messo dentro... ...e i due ricchi, bianchi, sono liberi perché sono ricchi, poteri forti, tutto quanto. Um, io, ecco, que questa narrazione innanzitutto vi dico che è sbagliata. Cioè, non è andata così. Questa è la cosa fondamentale che capiate. Io poi non posso ancora spiegarvi al 100% perché non è andata così. Lo farò a tempo debito. Però vi dico già che è sbagliata. Sbagliata innanzitutto perché... Amanda e Raffaele non erano ricchi, erano due famiglie benestanti, ma benestanti nel senso della media, la classica middle class, ok? Uh, il padre, la madre di Solesti era morta, tra l'altro, e il papà fa, faceva il dottore adesso, credo che, uh, credo che sia in pensione o comunque faceva il dottore. Eh. Uh, e, e non, non ci si possa fare molto eh, scusate mi si è sfocata ancora tutta la fotocamera ma va bene così eh, teniamo tutto sfocato eh, tanto va bene così quindi non erano milionari oltretutto come dicevo mi sono quasi sicuro settimana scorsa la famiglia sollecito eh, si è indebitata per più di un milione di euro per pagarsi le spese legali poi il mio giudizio sulla questione è che ha fatto molto bene perché Uh, tutti mi stanno scrivendo che sono sfocato Non ci posso fare niente Credo in questo momento Io non so cosa fare E intanto provo a sistemare Ma non è che mm, Possiamo dire che erano milionari e solo perché erano milionari Allora mm, si sono salvati, non è vero, è proprio un discorso palesemente non vero, si sono salvati perché, soprattutto parlo di sollecito in questo caso, eh, era innocente, banalmente, e ha avuto una difesa incredibile che ha dimostrato che era innocente. E vi invito, nonostante mi si veda sfocato, ma invito ad ascoltarmi che sicuramente sono più interessante di, di, di quanto sia bello, eh, io vi invito a portarmi una prova, anche un indizio basterebbe, ma diciamo una prova, della colpevolezza di Raffaele Sollecito. La chiameremo sollecito challenge, avete una settimana per dimostrarmi, però non dicendo secondo me eh, mi dovete mandare un verbale, un documento, una dichiarazione, un video, qualcosa che mi dimostri che Raffaele Sollecito... O ha ucciso Meredith, eh, Meredith Kercher. o ha partecipato all'uccisione stupro di Meredith Kercher. o ha partecipato allo staging pulizia selettiva di Meredith, del, della casa di via della Pergola, o sapeva dell'omicidio di Meredith Kercher prima della scoperta dell'una e mezza. Dov io avete una settimana, quando me la portate, io poi sarò il primo che pubblicamente vi dirò oh, avevate ragione. Vi dico già che difficilmente la troverete perché Raffaele Sollecito non era parte di questo... Uh, Triste episodio. I due, ripeto, non si sono salvati, almeno Raffaele, perché erano ricchi. E vi dico che Amanda non si è salvata perché la Clinton, Trump e l'ambasciata è intervenuta. Si è salvata perché le prove a suo carico erano molto deboli. In primo grado erano forti perché c'era un coltello e un gaggetto di registro che si sono dimostrate delle prove finte, finte, nel senso che delle prove non credibili. Il coltello, il reperto 36, che è il coltello su sulla cui lama uh, viene trovata una ipotetica traccia di Meredith Kercher, non è. Il coltello non è importante. che Sul, ma sul manico c'era sicuramente la le tracce di, di Amanda, anche perché l'ha usato, sul sulla lama al 99% non era una traccia di Meredith Kercher. Ma questo è irrilevante perché è irrilevante? Perché il reperto 36, che era la prova contro Amanda del primo grado, quando lei viene condannata, non è e lo, lo dico in maniera più chiara possibile. Il reperto 36, quindi il famoso coltello, eh, non è. L'arma con cui Meredith Kercher è stata uccisa, e questo ci sono 3-4 perizie che lo dimostrano, di periti diversi, che dimostrano che quel coltello non era compatibile con le ferite della povera Meredith. Quindi, quindi Amanda non ha una prova non solo che la piazzi come dice la Cassazione dentro la stanza del delitto, non ha una prova che la piazzi in casa. Ok, poi. Che Amanda rilasci delle dichiarazioni a, a partire da come trova il cadavere, che io ritengo strane, ma siamo tutti d'accordo. Volete una puntata sulle stranezze di Amanda? Ah, vi, vi do anche quello. Che Amanda abbia dei comportamenti post-scoperta del cadavere discutibili, ma assolutamente sì. Vi ho già spiegato settimana scorsa che la notte del 5, tra il 5 e il 6, quando poi loro confessano, in realtà lei confessa, lui non confessa, lui dice che lei non, quella sera non c'era. Sono d'accordo che sono delle dinamiche strane. Anche qualcuno vedo che mi ha scritto il messaggio che lei Allora, parli... partiamo da un'altra domanda. Aegis mi scrive qua, così chiudiamo questo capitolo, mi sono già scaldato. Allora, Aegis mi scrive Ciao, ti segui, mi piaci. Grazie. Vorrei fare chiarezza su un'imprecisione che circola. Il messaggio si usa later. La manda ricevuto da Lumumba un messaggio in italiano e ha risposta in italiano. Esattamente. Allora, cosa succede? Questo fa un famoso messaggio. Messaggio che poi la porta al alla calugna che era il discorso poi di settimana scorsa. Cosa succede? Allora, lei, il 5 lei non viene convocata. Ok, vi ricordate che vi dicevo eh, settimana scorsa: viene convocato Raffaele. Che tra l'altro arriva un po' in ritardo, poi un giorno vi spiegherò forse perché è arrivato in ritardo. Arriva in ritardo. Molla Amanda. Cosa vuol dire che molla Amanda? Ritratta la, la, le dichiarazioni che aveva reso precedentemente e dice: guardate che ho letto un sacco di cazzate, Amanda è tornata a luna di notte. Allora a quel punto Amanda, che lo ha accompagnato in questura, inizia un interrogatorio dove le fanno, le prendono il cellulare e trovano questo messaggio di Lumumba di Patrick, il suo capo, che dice non venire a lavoro perché non c'è bisogno che tu venga a lavoro perché c'è poco giro. Perché c'è poco giro? Perché il 31 era, diciamo, la festa fondamentale, ehm, c'era la festa fondamentale nel senso che c'erano, era il 31 c'erano tutte le feste. L'uno era una serata un po' smorta e quindi Patrick, al posto che pagare, anche se la pagava poi in nero ovviamente, uh, al posto che regalare 20 euro ad Amanda, le dice stai a casa. A quel punto lei risponde benissimo, ci vediamo dopo. Non dice benissimo, dice solo ci vediamo dopo. Traduzione letterale dice lei, ma è, una, è ovvio che è una traduzione. Di see you later. Che qual è il problema? Che per noi ci vediamo dopo vuol dire ci vediamo tra poco, o comunque nell'arco di qualche ora. In inglese see you later vuol dire è un generico ci vediamo. Uh, puoi, puoi dire a una persona see you later e poi la vedi otto anni dopo, cioè non c'è niente di strano. Da lì la traduzione sbagliata mh, ha creato tutta l'idea che lei avesse incontrato, ok. Ma un'altra stranezza delle traduzioni e dell'incapacità dell di comprendere uh, la lingua inglese e una cultura diversa è la famosa storia della vasellina, per esempio. Mignini e eh, tutto il processo di primo grado, ma in realtà ancora adesso le tesi contro le tesi, diciamo, che si basano sul gioco erotico finito male. Si basano su un barattolino di vasellina trovato vuoto nella stanza di Meredith. E quindi da lì mille, mille idee su cosa possano aver fatto con questa vasellina. Soltanto che quella non era una vasellina, diciamo, per divertirsi in maniera birichina. Era una vasellina per le labbra, c'era scritto sopra for lips, per le labbra. E quindi si è, si è ehm, confuso un burro cacao, diciamo, un, qualcosa di più simile sì, a un burro cacao, con chissà quale, quale gioco erotico finito male. Ecco, questo per darvi la cifra del, del, della procura. Comunque, sicuramente si può arrivare alla, alla verità storica, ed è quello che io, e, e non solo io, nel mio piccolo vorrei fare perché penso che eh, penso che è quello che si meriti una qualsiasi vittima no si merita ma non solo merite da, da Scazzi a eh, tutte le vittime no che non hanno una verità certa si meritano una almeno una verità storica che secondo me è ancora più importante della verità processuale Um, altra domanda, ma la certezza sulla presenza di Amanda sulla scena su cosa si basa? Che ne pensi? Sì, lo so, Lorenzo, la camera è tutta sfocata, ma non riesco a sistemarla, quindi mi, sistem mi sentirete soltanto la voce oggi. Allora, la presenza di Amanda da cosa è data? Perché, come dicevo settimana scorsa, la, sen la, la sentenza di Cassazione, che è una sentenza che io ho definito provocatoria per tutta una serie di motivi, dice che Rudy è colpevole con ignoti. E Amanda e Raffaele erano in casa. Ora, la presenza di Amanda in quella casa non è dimostrata. È tornata. Mi, mi scrivono che è tornata a funzionare, fantastico. Um, la presenza di Amanda in quella casa, contestualmente all'omicidio, non è dimostrata da un bel nulla. Questa è la verità. Cosa vuol dire? Cosa sto dicendo? Ascoltate bene, non fraintendetemi. Sto dicendo che dimostrare che Amanda Knox, anche Raffaele Sollecito se volete, ma adesso parliamo di Amanda, che la domanda era su Amanda, che Amanda Knox fosse presente nel nella casa di Via della Percola nel momento in cui Meredith è stata uccisa, non è dimostrabile. Da nessuno. Ci, nella stanza non ci sono tracce di Amanda, in casa ci sono alcune tracce che fan hanno fatto pensare ad Amanda, c'è cioè del sangue commisto in alcuni punti su cui si è lavorato poco e male, questo lo dico sia da parte della difesa che da parte dell'accusa, ma non ci sono tracce. Allora come, su cosa si basa la Cassazione quando pone lì i due fidanzatini? Su, su sollecito dice, in quei giorni va sempre con Amanda e quindi per forza anche, era, anche lui era con Amanda, che, che se mi permettete è una spiegazione un po' debole. Amanda si piazza lì, essa stessa, attraverso le confessioni che ha fatto, no? caluniando Patrick, perché lei dice, io ero lì mentre Patrick faceva sesso e poi uccideva Meredith, io ero lì e mi tappavo le orecchie. E oltretutto questa teoria è... Uh, confermata dal fatto che lei parli di un urlo molto forte, confermato anche dalla Teste. Capezzali. Il problema è che la Capezzali, a parte che confessa un anno dopo, si ricorda un anno dopo, poi sbaglia gli orari, in realtà prima dice verso le dieci e mezza, poi però le dicono, guarda che però noi è meglio se lo dici verso le undici e mezza, c'è tutto questo discorso qua. Ma poi, uh, attraverso delle, diciamo, delle prove mm, empiriche, abbiamo diciamo, stabilito, adesso questa è una roba che abbiamo fatto noi, però... Ci risulta molto complesso pensare che la Capezzali, che non abitava di fronte alla casa, era un po' più spostata in realtà, potesse aver sentito un urlo. Urlo che se ha sentito la Capezzali dovrebbe aver sentito altri 50 appartamenti prima della Capezzali che nessuno ha sentito. Quindi mi si, si permetta di dire che l'affidabilità la, ehm, della Capezzali è abbastanza limitata. Quindi la, la, la prova che Amanda fosse lì non c'è. Anche perché se, la pro, se ci fosse stata una prova che Amanda era in quella casa, sicuramente sarebbe stata condannata all'ergasto. Mi è stata fatta una domanda anche sull'orario del delitto. Mi hanno chiesto, secondo te è stata uccisa Meredith 22:30, 23:30, 21 e tutto quanto? Io questo l'ho già detto in Meredith 3. Sono convinto che Meredith sia stata uccisa. Poco dopo il suo rientro in casa. Allora, facciamo chiarezza anche su questo punto. Meredith, chiama allora, Meredith è a cena, una, diciamo una merenda, cena, con le sue amiche inglesi. Verso le otto e mezza esce di casa con, con una sua amica. Si dividono poi a cinque minuti da casa di Meredith. E Meredith, verso le 20.56, chiama la mamma. Perché in, quel momento, in quei giorni la mamma non stava bene, quindi lei aveva questa abitudine di chiamare. Contate che in Inghilterra erano le 7.56, quindi più o meno era l'ora di cena. In Inghilterra erano già cenato, però era sera, ma era una sera dove ci si poteva ancora sentire al telefono. La mamma non risponde, e da lì di Meredith non si hanno più notizie. Io sono convinto che Meredith sia stata aggredita da qualcuno che già era in casa e che quindi tutto quello che dice Rudy su. Eh, che arriva dopo e tutto quanto, per me non è vero. Per me c'era già qualcuno in casa. Uno, due, tre, quattro, cinque persone: questo non è dato a sapere, qualcuno era in casa. Meredith viene affrontata da questa persona o da queste persone e avviene eh, il patatrack. Io quindi, per rispondere alla domanda sull'ora della morte, io immagino che quindi possa essere avvenuto intorno uh, alle 9:15, 9,20, un quarto, 9, e 20, 9 e prima delle 9 e mezza. Secondo me, una roba, una roba del genere. Quindi, questo per me è l'orario della morte, l'orario della morte che è sostenuto anche dalle difese di Sollecito della Nox. Orario della morte, che inizialmente è anche sostenuto da, da Rudy, perché se voi andate a sentire la conversazione che lui ha su Skype con Giacomo, il suo amico, lui, loro parlano di quell'orario lì, 8 e mezza, 9, quando lui dice di essere entrato in casa con Meredith, quindi è quell'orario lì, che tra l'altro è anche l'orario in cui inizialmente Yuva, che era questo fantomatico personaggio di cui io non avevo svelato il nome, ehm... È, è, è l'orario in cui lui all'inizio si crea un alibi, cioè lui dice no io ero all'internet point, in realtà lui aveva smesso di essere all'internet point dalle sette e mezza, però questo è un altro discorso. Quindi quello è l'orario secondo me più probabile. In realtà anche la prima autopsia parla di prima delle, delle, delle dieci. Il problema è che prima delle dieci, in realtà diciamo intorno al no, fino alle nove e mezza, nove e quaranta qualcosa, Amanda e Raffaele hanno un alibi. Nel senso che c'è in uso il computer, c'è Amelie e in realtà poi c'è anche, sembrerebbe che ci sia anche una puntata di Naruto che viene trasmessa che dura una ventina di minuti. E quindi per uh, la procura e in generale per, per l'accusa, era molto problematico anticipare così tanto l'orario della morte, innanzitutto perché avrebbe perso un testimone da capezzali che in realtà era fondamentale. Avrebbe complicato anche il discorso su Curatolo, che era un altro testimone fondamentale, che dice di vedere in piazza Grimana ehm, Amanda e Raffaele dalle nove e mezza alle undici, una roba così. E poi i due che voleva mandare in prigione, per in quell'orario specifico, avevano un mezzo alibi, quindi era un po' più complicato da, eh, diciamo, da inserire questo. Quindi questo è l'orario della morte, quindi io... Dico uh, questo Allora, altra Scusate, mi sono perso le domande Allora, adesso le mettiamo qui vediamo se, Oh, eccole qua uh, Io non ho ancora ben capito Mi risponde la Francese Se Amanda era in casa quando è morta merito Ho risposto prima Secondo te è stato un tentativo di depistaggio Quello di Nox. quello di accusare Lumumba o no? Uh, allora perché? Cioè la domanda sostanzialmente è perché Amanda accusa Lumumba. Allora, io vi do due spiegazioni. Non ho ancora capito io su quale sono più d'accordo. Spiegazione innocentista nei confronti di Amanda. Loro fanno vedere ad Amanda il messaggio di Patrick e la risposta che lei dà a Patrick, che ho scritto ci vediamo dopo. E quindi le dicono, ah, allora vedi che sei uscita da casa di Raffaele e sei andata in via della pergola. E quindi le mettono questa pressione no, psicologica di cui lei poi si è lamentata successivamente. Non ha lì un interprete, non ha lì il suo avvocato, c'è tutta una, una questione complicata. Quindi le dicono, guarda che Raffaele ti ha mollato. Ti ha mollato nel senso che ti ha tolto l'alibi perché dice che non eri in casa. Uh, a Patrick hai detto ci vediamo dopo. E quindi è un, diciamo, viene invogliata a fare il nome di Patrick. Questa è la tesi innocentista. Una tesi, diciamo, meno innocentista, più colpevolista se vogliamo, è che lei, in qualche modo, poi spiegare come non è chiaro, magari passava fuori dalla villetta, magari era dentro la villetta, magari, eh, sai Dio come, vede una persona di colore che si aggira, che magari esce dalla villetta e pensa che sia Patrick e accusa Patrick quando in realtà poi era Rudy. Queste potrebbero essere due spiegazioni del perché lei fa il nome di Padre Glumumumba. Allora, ci potresti dire qualcosa di più del, del ragazzo ignoto che è andato all'estero? Allora, sì, non è che ci sia molto da dire, in realtà è stata una pista che abbiamo battuto per un po' e non, non c'era tantissimo, in realtà. C'erano alcune cose all'inizio sembrava una pista promettente. Eh, il ragazzo era Juva. Eh, C'erano dei, dei verbali, ovviamente sono pubblici. Lo dico perché sono pubblici, basta andare a cercarseli. Eh, in cui sembrava che ci fosse un rapporto tra lui e Rudy, che in realtà poi non, non è mai venuto fuori particolarmente, e tra lui e Amanda. E, e quindi poteva essere, diciamo, il perno no, di questo giochino. In realtà poi non, non, non è così. E lui poi se n'è andato, è tornato credo in Algeria uh, nel 2008-2009, e non, hanno neanche, non sono neanche riusciti a portarlo in tribunale per il processo. Ma diciamo che è un po' scomparso dai nostri radar in tutto e per tutto. Allora, intanto io prendo un Anzi, lo prendo qua. Io, mentre rispondo a un'altra domanda. Uh, prendo un commento che mi hanno fatto su uh, YouTube in questi giorni che vediamo se lo troviamo. Eccolo qua, mi dice e voglio fare un poi un discorso su questa cosa. Mi dice no, non dico ovviamente chi l'ha fatto, uh, ma io ogni tanto mi chiedo se tu quando parli ragioni su ciò che ti esce dalla bocca. In realtà credo che l'abbia un po' modificato prima o un po' peggio, ma va bene. Sollecito è stato indagato e poi detenuto, le indagini in quel momento all'epoca indirizzavano su di lui, in concorso poi con Amanda e Rudy. È pacifico che Sollecito sia comunque stato in quella casa la notte in cui moriva Meredith, non ci sono prove che abbia partecipato alla sua uccisione. Pertanto, quale risarcimento doveva avere? La procura aveva ragione di ritenere che Sollecito fosse colpevole e comunque di fatto si tratta di una scarcerazione con dubbio, questo è scritto addirittura su Wikipedia. Significa che la procura non ha le prove per mettere dentro né Amanda né Sollecito, non ha le prove ma tanti elementi che di fatto indica indicano che loro erano eh, in via della pergola. Sollecito poteva chiedere il gratuito patrocinio invece di prendere i più forti avvocati del foro. E inoltre i soldi per pagarli erano del paparino, Raffaele non ha un euro di tasca sua. Allora... Poi è nata una discussione, gli ho chiesto di moderare i termini perché non mi piace dire ma pensi quando parli, pensi prima di parlare, perché ripeto, io penso che in generale ci si debba eh, confrontare con, con educazione. Io, anche se non sono d'accordo con qualcuno di voi su un determinato argomento. Non, non è che dico ma pensate a quello che c'è boh, mi sembra in generale che il rispetto sul web siccome leggo tanti commenti dove si insulta non è, non, è, non è questo ovviamente il caso però in generale no? quindi mi piace sempre tenere i toni bassi educati e rischiare di essere troppo educati ok? non è un problema se uno è troppo educato va bene lo stesso questo commento però è un po' limitato per quanto riguarda la visione su sollecito perché? io settimana scorsa ho detto che e rimango di questa ehm, rimango di quest opinione, ovvero che Raffaele Sollecito chiede un risarcimento giustamente perché? perché è stato tenuto 4 anni e qualche mese in carcere per poi risultare innocente, in via definitiva e questo è la, la sentenza perché non glieli dà perché la sentenza dice lui con il suo comportamento e adesso analizziamo se volete questo comportamento mi sono riletto in questi giorni la sentenza con il suo comportamento ha fatto sì che le indagini virassero su di lui e sua Amanda ora io in parte sono d'accordo con questa cosa perché è vero che lui il 5 dice eh, cioè ho detto un sacco di cazzate Amanda non era con me poi lo ritratta il giorno dopo, in realtà. Ma va bene lo stesso. È vero che ci sono delle zone d'ombra in, ehm, in sollecito. Ci sono delle zone d'ombra. Io sono il primo che lo dice. Ma cosa vuol dire una zona d'ombra? Ci sono dei punti nelle dichiarazioni di sollecito che non sono chiarissimi. Vi faccio un esempio proprio lampante. L'8 novembre quindi lui confessa, confessa nel senso che toglie l'alibi a Amanda il 5 novembre l'8 novembre lui si ripresenta con l'avvocato davanti a Mignini e dice scusate ho detto una cazzata non è vero ma Amanda era con me non sono sicuro e tutto quanto però ma lui dice ripercorrendo cosa fa l'uno pomeriggio tutta una serie di imprecisioni clamorose. Lui dice che sono andati a fare un giro in centro, non è vero. Dice che hanno mangiato tardi, sembra che non sia vero. Dice, non parla mai del film che hanno visto, non parla mai della Popovic che va a... Ehm, che va da loro due volte alle 17.45 e alle 20.45. Cioè, lui racconta in maniera completamente sbagliata la giornata che termina con l'omicidio di Meredith. Ora, lui si giustifica dicendo ho fumato molto, non ero molto sul pezzo perché ero in vacanza, perché ho staccato un po' il cervello e perché tutti i giorni, diciamo, del ponte erano uguali. E quindi, in realtà, non ci ho fatto molto caso su cosa ho fatto ieri. Ora, questa spiegazione, io vi dico la verità, non mi convince al 100%, perché mi sembra difficile che uno non si ricordi minimamente o che non, cioè anche che non dica delle cose che gli convengono. Faccio un esempio. Se ha visto, e lo sappiamo perché il computer ci dice questo, se hanno visto eh, il favoloso mondo di Amelie, perché non lo dicono? Se la Popovic li vede in casa alle 20:45... Eh, dicendo tra l'altro che Amanda era sorridente, è tranquilla e serena e anzi di ottimo umore proprio perché aveva appena scoperto, aveva da poco scoperto che non sarebbe dovuta andare a, andare a lavoro e quindi gli, le si era aperta la serata. Perché non lo dicono? O oh, lei va bene, lei è un altro discorso, ma perché lui non lo dice? E quindi ci sono delle zone d'ombra sicuramente, ma a me interessano fino a un certo punto. Mi interessa di più il fatto abbiamo preso un ragazzo di vent'anni l'abbiamo messo in prigione l'abbiamo sputtanato perché Raffaele Sollecito è uno che è sputtanato per il resto della sua vita poi ha fatto anche lui le sue cazzate quando ha partecipato a dei gruppi facebook dove ehm, prendeva in giro non è che, non, con un black humor passabile passabile nel senso con un black humor che si poteva evitare di avere ecco ha, ha, ha fatto ironia sulla vicenda io non l'avrei mai fatto, secondo me è sbagliato, è una ragazzata, è di cattivo gusto, sì. Però questo ragazzo che ha passato quattro anni in carcere da innocente, non lo dico io, lo dice la verità processuale che è quella che conta per quanto riguarda il carcere, ha fatto quattro anni di carcere da innocente, ha indebitato la sua famiglia, ma voi pensate che la famiglia sollecito abbia pagato cash la buongiorno? La buongiorno cash la paga soltanto Berlusconi, la pagava soltanto Berlusconi perché... Le fatture della Buongiorno non è che le paghi così, ma devi essere non ricco, molto più di ricco. Voi non avete idea di quanto sia costato la difesa di, bon di, la difesa di Sollecito: non avete un'idea di quanto sia costato e di quanto dei sacrifici e dei debiti che hanno dovuto contrarre per dimostrare l'innocenza di Raffaele. E quindi io credo che sia doveroso, ma questa è una mia opinione. Poi, se non siete d'accordo, ma per carità di Dio, è una mia opinione che i soldi delle tasse degli italiani, debbano compensare in questo caso un errore giudiziario, che è fisiologico che esista, un errore giudiziario, non succede nulla, ma una persona che ha, si è indebitato per dimostrare l'innocenza, attenzione, non per difendere una colpevolezza. Perché è chiaro che se poi fosse venuto fuori che lui era colpevole, allora col cazzo che ti ridò i soldi, ovviamente. Ma nel momento in cui viene fuori che è innocente, secondo me era giusto, eh, arrivare a un risarcimento. Diverso il discorso di Amanda, ma non ne parliamo adesso. Poi ci sarebbe un'altra polemica su questo commento, ma evitiamo. Um. Allora, anche la colpevolezza di Arudi e la pulizia effettuata non suonano bene insieme. Um, qui Collego la domanda a tutta una serie di domande che mi aveva fatto un ragazzo su Instagram, io poi non gli ho più risposto, è completamente colpa mia, che mi aveva fatto tutta una serie di domande sul luminol, sulle pulizie, sui discorsi. Allora, cosa sia avvenuto quella sera? Chiaramente non possiamo saperlo nei dettagli precisi, soprattutto non possiamo sapere cosa sia avvenuto. Successivamente all'omicidio. Quindi ora imm immaginiamo di essere in quella casa a, a omicidio avvenuto, quindi Meredith purtroppo è morta nella sua stanza. Io sono convinto, questa è la mia convinzione, però, che la situazione che Amanda dice di trovare la mattina successiva non era così come lasciata dagli assassini. È più, è probabile che in corridoio, quindi il corridoio, diciamo davanti alla camera di Meredith, ci fosse un pochettino più di sangue di quello che è stato trovato, quindi che qualcuno l'abbia pulito o che, attenzione, poi in realtà in una dichiarazione, anzi nella dichiarazione più importante di Amanda, lei dice di essere passata su quel corridoio con il tappetino della doccia e quindi probabilmente di aver cancellato, e infatti sotto il tappetino aveva del sangue, quindi probabilmente ha eh, cancellato, Parte delle tracce in qualche modo. Uh, sicuramente c'è stato. Qualcuno si è pulito in bagno, questo è evidente, ci sono delle tracce di sangue. Il fatto che siano commiste Amanda uh, Meredith in realtà non è necessariamente da leggere come. È stata Amanda che si è pulita del sangue di Meredith, questo, su questo io sono d'accordo. E anche tutto il discorso sul luminol, che questo, eh, che questo ragazzo mi chiedeva, è un discorso molto complesso. Allora, il luminol innanzitutto non è una scienza esatta. L Raffaele, la sua difesa, ha esagerato dicendo che poteva essere succo di frutta. Ora, io non so quanti di voi, se, che, se illuminassi casa vostra con il luminol, io non penso di trovare del succo di frutta, no? C'è cioè delle tracce che mi indicano succo di frutta, no? E soprattutto se di, nella camera di fronte c'è stato un omicidio, c'è sangue ovunque e si illumina il lumino di fronte a quella porta, tendenzialmente penserei che è sangue. Ora, bisogna capire se è stato cancellato volontariamente o involontariamente. Cosa, cosa vuol dire involontariamente? Ci hanno camminato sopra. Perché noi non dobbiamo, dobbiamo dimenticarci che in quel corridoio non è che... Non c'è stato nessuno, cioè hanno trovato il cadavere, ma in quel corredor ci sono passate un sacco di persone. C'è passata Amanda facendosi la doccia, e girando in giro. C'è passata poi quando è arrivato Raffaele che per controllare ci è passato sopra. Ci sono passati due agenti della postale. Ci, passata, eh, ci sono passati gli amici, eh, il fidanzato e l'amico di Filomena. C'è passata Filomena. Eh, poi sono passati cioè, ci sono passate un sacco di persone. Quindi bisogna capire quanto è stato... Eh, una cancellazione volontaria, e quindi una pulitura, o quanto invece è stata semplicemente una pulitura involontaria. E allora il Luminol cosa ci dice sostanzialmente? Ci dice che ci sono delle impronte di piede nudo, quindi di piede eh, senza scarpe e senza calze, davanti alla porta di Meredith. Di due impronte di cui una tendenzialmente potremmo assimilarla a quella di Amanda. Questa è la dimostrazione che Amanda era in quella casa quando Meredith è stata uccisa. No, ovviamente. Questa è la dimostrazione che Amanda c'entri qualcosa col delitto non necessariamente. È la dimostrazione che c'è una possibile impronta di Amanda. Ora. Questo è un po' il discorso anche su Bossetti. Questa impronta è una prova che rende più forti tutti gli altri indizi nei confronti di Amanda? Secondo me, no, non è così forte. Certo, ci fosse un'impronta di Amanda di fianco al cadavere di Meredith, eh, allora sarebbe tutta un'altra cosa, ma così non è. Uh... Quindi cambio argomento. <ride> Andiamo su un'altra domanda. Ah, mi hanno chiesto anche il capitolo staging de della camera della Romanelli. Allora, capitolo staging sulla Romanelli. Io se andate a risentirvi meraviglioso, a un certo punto, quindi stiamo parlando dell'anteguerra del crime uh, di Deep and Crimini. Um, io dico qualche pezzo del mosaico che noi riteniamo corretto non deve essere. Deve essere sbagliato. Io negli anni ci ho pensato, ho letto, ho, ho parlato con tante persone, ho parlato con persone che ne sanno molto più di me dell'argomento, finché piano piano mi sono convinto della possibilità che quello staging nella camera della Romanelli non sia uno staging. Adesso So che questa è una roba che qualcuno dice: Cazzo, com'è possibile? Allora facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché cinque sentenze. Dicano che quello è uno staging, cioè che il, il tentativo di furto è stato inscenato da chi se non da Man Raffaele eh, nella stanza di Filomena. Allora, il cadavere viene scoperto poco dopo l'una più o meno, una e mezza, una roba così. Trovano il cadavere, isolano la scena del crimine, arriva la, la scientifica fa il video, il video che vedete, della, che, che è pubblico, è fatto il 3, 4 del pomeriggio, una roba così. A quel punto Mignini non è ancora entrato, perché Mignini è quello che crea l'idea dello staging. E Mignini dice, ci siamo accorti su, mi sono accorto subito che era uno staging. Perché mi sono accorto subito? Perché quella finestra era la finestra meno logica per salire e perché i vestiti hanno i vetri sopra, quando dovrebbe essere il contrario, dovrebbero avere i vetri sotto, no? Perché dovrebbero avere i vetri sotto? Perché se uno è entrato da fuori, lancia la pietra da fuori, rompe la finestra e quindi ci sono i vetri ovunque, perché Filomena ovviamente ha detto che la sua camera era in ordine, poi la persona entra dalla finestra e inizia a lanciare i vestiti per cercare eventuale rifortiva e quindi dovremmo trovare vetri della finestra sotto e sopra. Uh, I vestiti e invece Minini c'è il contrario e quindi questo dettaglio dei vetri più il, um, la finestra che è poco logica ci ha fatto subito pensare anzi, mi ha fatto subito pensare che era uno stage, che era una messa in scena. Quindi cosa succede che Nasce una psicosi collettiva di tutte le persone, quindi di Filomena, dei ragazzi, della postale, di tutti quanti, c'è una psicosi collettiva per cui tutti vedono questi vetri sotto i vestiti e quindi tutti sono più o meno concordi sullo stage. In realtà, se voi guardate il video della scientifica, tutti questi vetri sotto i vestiti non ci sono, c'è qualche vetro sotto i vestiti, ci sono anche tanti vetri sopra i vestiti, ehm, scusate, sotto, quindi in realtà. Da, da solo dai vetri non è proprio chiarissima questa cosa. Oltretutto c'è una famosa perizia, che anche questa è pubblica e che potete trovare, di un perito di sollecito che simula il lancio della pietra. E la perizia è tombale, cioè è una perizia che non è che lascia troppo spazio all'immaginazione, perché è una perizia che conferma al 100% che la pietra è stata lanciata da fuori. Non da dentro. Ora, voi dovete spiegarmi come due persone che stanno facendo uno staging e quindi devono rompere una finestra e in tutto ciò hanno un cadavere nella stanza di fianco, vanno fuori e lanciano una pietra da fuori. Non ha molto senso, è più facile che facciano qualcosa da dentro piuttosto che da fuori, ci siamo. Quindi c'è questa perizia. Questa perizia non verrà mai... Eh, smentita, non solo c'è cioè un famoso punto, adesso io dovrei trovare quel punto del processo, non mi ricordo neanche di che grado fosse, magari se c'è qualcuno degli esperti in, in chat che mi aiuta, dove lo stesso Mignini durante il dibattimento dice vabbè allora sarà stata lanciata là fuori, come dire, vabbè cambia un cazzo, no, cambia tutto se sì, è stata lanciata là fuori. Quindi la perizia dimostra che la pietra è stata lanciata là fuori, non c'è una controperizia che dice che la pietra è stata lanciata da dentro la stanza di Filomena, in più la Cassazione, l'ultima sentenza, conferma questa cosa e dice, lasciandoli intendere, ma lo dice abbastanza, in maniera abbastanza chiara, che la pietra che viene trovata sotto la scrivania di Filomena è stata lanciata da fuori. Ora, io metto insieme tutte queste cose, faccio dei ragionamenti, faccio dei ragionamenti, studiamo, eh? e a questo punto mi viene... Vi dico la verità, ultimamente è molto difficile pensare a uno staging. Perché avrebbe avuto tutte queste dinamiche? Sono molto, molto strane se ci pensiamo, no? E io quindi ho paura che la più grande cantonata presa degli inquirenti non sia stata. Mm, yeah. A Raffaele sollecita Manda Knox eh, Patrick Lumumba Il gancetto del regista il reperto 36 o quello che vuole di Luminol La contaminazione è quello Ma sia stata una psicosi collettiva Di un gruppo di persone Convinte dall'intuizione di un PM Un'intuizione sbagliata Io ovviamente mi prendo le responsabilità di quello che dico Del vedere uno staging dove lo staging probabilmente non c'era E quindi Questo è quello che io Dico. Poi non, non escludo nessuna delle ipotesi, cioè, nel senso che se domani uscisse un video di Amanda che fa lo staging, io non è che direi no, cazzo, è impossibile, è un fake, ma direi va bene, uh, ci credo tranquillamente, no? non, è, non, non sono talebano di questa, di questa teoria, però credo che questo sia uno dei punti, dei punti più importanti del, del caso, cioè stabilire effettivamente se quello è uno staging o no. Vado avanti, siamo in 71. Eh, io in teoria la puntata sono arrivata quasi a 45 minuti. Ma se volete, vado avanti perché eh, avrei ancora un po' di domande. Avrei ancora un po' di, di, cose, di cose da dire. Eh, dichiarano le impronte dei piedi? Mi chiede: Icina. Eh, quali? Ce ne sono tante le impronte. Quelle in corridoio, probabilmente, di Amanda. Quella sul tappetino. Non era di sollecito, ma c'è una bellissima perizia, della, anche quella, sempre della difesa di sollecito, che ha fatto un lavoro che le hanno pagati poco, fidatevi. Uh, c'è una bellissima, una bellissima uh, perizia sull'impronta sull del tappetino di sollecito che la uh, lega, in maniera abbastanza chiara, a un personaggio, poi. Andate a cercarvela. Ehm... Uh, Audi aveva un complice. Cosa avete scoperto l'anno scorso su questo caso? Allora, Audi aveva un complice. Questa è una domanda che è interessante. Ovviamente, questa persona parte dal presupposto che Audi abbia fatto tutto da solo. Non so. Adesso vado a rileggermi. Chi era? Scusate, così la ringrazio. Era Claudia. Eh, quindi, ringrazio Claudia per la domanda. Che immagino che dia per scontato: che, cioè, io do per scontato che lei immagini che abbia fatto che Audi sia diciamo, il protagonista eh, negativo della vicenda. Aveva un complice. Non lo so, possibile. Um, io penso che uno degli interrogativi più forti sulla vicenda sia il mh, quante persone hanno partecipato all'azione omicidiaria: una, due, tre, quattro, cinque. Questo è un, ancora un, un mistero, uh, secondo me, abbastanza abbastanza forte del, del caso. Uh, mi aveva fatto una domanda, intanto leggo qualche domanda qua su YouTube, mi aveva fatto una domanda a Kato, che mi piaceva. Eh, però una domanda particolare, secondo te se Mignini dovesse partire ora, prenderebbe la stessa strada per corsa nel 2007? Allora, penso di sì, spero di no. <ride> nel senso che spero di, di, temo di sì perché Mignini ancora adesso, nelle varie conferenze che fa, nelle varie nei vari interventi che fa è convinto di, de, della sua versione, cioè qual è uno staging amanda, Raffaele, tutto quanto eh, io sono meno convinto di tutto questo e quindi spero che eh, anche dopo, dopo varie sentenze spero che qualcuno avesse più voglia diciamo di far prevalere la realtà storica a quella giudiziaria diciamo, però temo che farebbe le stesse cose spererei di no Tata uh, ta 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 ta. sfocato, sfocato Il sangue commisso Il bagno fa sempre sicurezza Sangue commisso... ni. Allora, sollecito sua spontanea volontà, ha dichiarato che la sera del luna Manda è uscita a casa sua alle 20 ed è entrata a luna Sollecito non ha mai chiamato la polizia fino alle 12:52 circa Allora, uh, Sollecito ha chiamato la polizia prima dell'arrivo della postale Questo è un dato assolutamente certo E che nessuno può mettere in discussione Ehm. Uh, Sollecito di sua spontanea volontà, ha dichiarato che la sera del Luna Manda uscita da casa sua ed è rientrata a Luna. Non, è, non ha detto esattamente questo, ha detto che loro sono stati in centro insieme fino a circa le 21. Poi lei è andata alle chic a vedere alcuni amici lui è tornato a casa ed è stato al computer. Quindi non è che lei sia andata a casa e poi è uscita. È leggermente diverso. In realtà questa cosa è assolutamente. Eh, assolutamente non vera. Perché Amanda è a casa di Raffaele alle 17.45, testimonianza di Elena Popovic, eh, forse non si chiama Elena, o Hanna Popovic, non mi ricordo, comunque della Popovic, che rivede Amanda alle 20.45, sempre a casa di Raffaele Sollecito, quindi lei era sicuramente a casa Sollecito in quel, uh, quella sera, almeno quel pezzo di sera in cui uh, Sollecito si dimentica. Tadam. I due, cellulari. I due cellulari, ho già fatto una puntata sui cellulari e i cellulari sono stati presi, immagino, dagli assassini o dall'assassino, ecco, eh. quindi immagino, immagino quello. Non solo i cellulari, eh, perché ricordiamo che non sono soltanto i cellulari, c'erano le carte di credito, c'erano dei contanti, cioè qualcosa è stato asportato da quella casa, eh. non, non era soltanto un omicidio, c'era anche una parte di furto. Le tre cose di una certa importanza che Amanda afferma sono l'urlo, la violenza sessuale, affermare che Meredith fosse stata sgozzata, come poteva saperlo dato che non aveva ancora visto il cadavere. Allora, interessante, l'urlo... Aldo, lei è la prima che parla di un urlo e, e quindi viene da pensare che anche qui possa esserci stata una psicosi collettiva sull'urlo, nel senso che lei è la prima che ne parla, ne parla il 5 notte, no? 5 notte, 6 mattina. Il secondo che ne parla è Rudy, però ne parla il 19-20 eh, su Skype eh, a, a Giacomo. E, e poi ne parla la capezzale un anno dopo. Quindi in realtà l'urlo... Ehm, Amanda dice di, di, di essere in un dreamlike state, no? Quindi in uno stato sognante in un, in un pensiero onirico quasi. Eh, immagina questo urlo che probabilmente c'è stato, forse no. E, e quindi quasi diventa anche qui quel, la gente che se... Perché, allora Rudy, voi dovete capire una questione. Rudy scappa al 3 sera, no? Eh, e finisce... <ride> I racconti di Rudy sono sempre presi no, da, da un romanzo. Uh, sembrano presi da, da un romanzo di Bolagno, no, di, di, dei, suoi, dei personaggi di Bolagno, di questi nomadi che finiscono in luoghi strani a fare cose strane. Quindi, uh, Rudy finisce. <ride> anche, vabbè, scusate, rido, ma perché le dichiarazioni di Rudy sono sempre davvero dei capolavori. E se volete una puntata, tra l'altro, su. Tutte le bugie di Rudy, da storie maledette a, a purgatori e a tutto quanto, fatemelo sapere che la faccio volentieri. Comunque, Rudy, dovete capire che lui quando arriva in Germania ha accesso a vari internet point su cui eh, legge tutte le varie notizie. Quindi sicuramente anche lui ha letto dell'urlo di cui fa riferimento Amanda e quindi eh, l'urlo di cui parla Rudy probabilmente lo ha preso da Amanda. Poi, appunto, si è creato questo mito intorno a quest'urlo, su cui poi probabilmente la Capezzali si è fatta un po' circuire da un famoso giornalista che ha aiutato a ricordare i vari testimoni, no? Quinta Valle, eh, la Capezzali e compagnia, perché anche quella è un'altra storia che meriterebbe una puntata. Quindi, sull'urlo c'è poco chiaro. Allora, violenza sessuale anche lì. La violenza sessuale non è provata, non è dimostrata. Quello che sappiamo per certo, l'unica cosa che sappiamo per certo, è che c'erano delle tracce... Da sfaldamento, quindi delle cellule epiteliali uh, dentro la vagina di Meredith questa è l'unica cosa che sappiamo non sappiamo se c'è stato un rapporto sessuale consenziente non sappiamo se c'è stato un rapporto con, uh, sessuale non consenziente non sappiamo se c'è stato uno stupro non sappiamo nulla la violenza sessuale è stata ipotizzata sicuramente è un'ipotesi un sul tavolo eh? non è un no non c'è stato o oh, sì c'è stata cazzo è qui mm, è lì mm. Chiaramente è un delitto che ha una forte connotazione sessuale, eh, basti pensare alla vittima mezza nuda, basti pensare proprio alla, alla, alla violenza, no? è un delitto, e quindi è anche possibile che Amanda l'abbia eh, immaginato, eh, poi che abbia visto o non visto il cadavere, boh. Eh, eh, L'altra cosa, afferma che Meredith fosse stata sgozzata, lei dice che lo dicevano poi fuori, dal, dopo che hanno chiuso la porta qualcuno parlava che avesse la gola tagliata. Questo, purtroppo, questo non è dimostrabile. Io su queste cose non posso che dare un'opinione generica. Io sono a 50 minuti, ma vado avanti. Eh, tanto, Massimo, non ascoltate più avanti. Eh, tata, per il senso, il avviso, che... ok. Schiaccio cellulare: Amanda che fa il nome di Patrick. Non potrebbe essere stata una mossa da parte sua simile a quella di Erika nel diritto di novi sugli albanesi. Sì, eh, sì, Alice. Potrebbe, anche io ci ho pensato, ti dico la verità, eh, chiaro il problema poi lì che eh, cazzo, vai a, prendere, vai a dare la colpa a una persona di colore e poi eh, si scopre che dentro c'è una persona di colore. Ecco, questa è una coincidenza abbastanza aggressiva. Eh, io credo, allora ti ripeto, o è stata indotta a dire Patrick perché le hanno fatto vedere il messaggio e lei nel panico totale di quella sera in cui le dicono in maniera consecutiva... Guarda che Raffaele ti ha tolto l'alibi e guarda che hai, hai scritto che andavi a... Mh, ti vedevi con Patrick. Io non vorrei che lei abbia iniziato a delirare in un certo senso e quindi a immaginarsi una situazione con Patrick, che però poi non, effettivamente non è mai avvenuta perché Patrick non c'è mai andato. E anche perché, ragazzi, se Patrick non avesse avuto l'alibi del, del professore svizzero... Verosimilmente era in prigione a quest'ora Poi certo c'era comunque da piazzare dentro a Rudy In qualche modo Perché Rudy è sempre Un personaggio secondario della vicenda Ma poi forse è anche quello più importante Commento Ok Ok Ho una domanda seria Se Amanda dice di aver letto Potter in Ah ti avevo visto che ti ho già risposto Ti ho già risposto Kato su Harry Potter No, no, la postale. Allora, il discorso della postale. Allora, sollecito chiama. Adesso io non ho eh, sotto mano i, i, mm, i tabulati esatti. Sollecito mi sembra che chiami la postale e i carabinieri alle boh, 12.52. Adesso, se qualcuno ha i tabulati precisi, 12.50, roba così. La postale non arriva alle 12.35. La postale arriva più tardi, c'è una comunicazione errata e c'è una lettura sbagliata dell'orario eh, dell delle, delle telecamere. La postale non trova la casa, perché la casa effettivamente c'è tutto un discorso che mi hanno spiegato, abbastanza complicato sulle vie no? di, di quella zona di Perugia: che le vie non erano esattamente quelle. Infatti, oggi, Via della Pergola non si chiama più Via della Pergola numero 7, c'è un altro nome. E, e quindi in realtà la, 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 Quelli della postale non trovano la casa E quindi quelli della postale probabilmente Arrivano alle 12.55 Cioè arrivano qualche minuto dopo Che Raffaele ha chiamato i carabinieri Per quello che Amanda e Raffaele sono sorpresi Perché se io chiamo alle, Adesso sono le 21.53 Se io chiamo la polizia per, E dico mi hanno rotto la finestra di casa Ma mi sembra tutto a posto Venite a vedere Chiamo alle 21.53 E alle 21.56 sono qua Cazzo dico mica dei, cioè neanche avessi no eh, cioè velocissimi e che in realtà non erano eh, non erano loro cioè loro sono arrivati quelli della postale sono arrivati a portare i cellulari di meriti che avevano trovato in via sperandio mentre la polizia che poi è quella che non troverà il cadavere ma che mh, perché il cadavere lo trovano quelli della postale i carabinieri arriveranno 20 minuti dopo 25 minuti dopo una roba così perché Sollecito dice che i ladri non hanno rubato nulla? Questa paradossalmente secondo me è una delle. è una delle. Mh, mh, delle prove a, a favore di Raffaele. Allora, immaginate che Raffaele e Amanda simulino un break-in, cioè quindi un'effrazione. Un, un Ora, perché dovrebbe dire non hanno rubato nulla? No? Aveva avuto più senso di dire no, non dire niente, lui, non dice, lui dice, che non hanno rubato nulla perché effettivamente quello che si trova davanti è una camera a soquadro, quadro, una finestra rotta. Ma tutti gli oggetti di valore che erano una macchina fotografica, il computer, c'erano anche due borse. Eh, di, diciamo di marca non sono state portate via. E quindi lui giustamente e poi. Chiaramente c'è anche il discorso del, del sangue, c'è una certa tensione anche. Che non è soltanto il break-in, cioè non è soltanto l'effrazione, è tutta la situazione che mh, è un po' strana. E quindi lui si lascia scappare, non hanno rubato niente. Secondo me lo dice in buona fede, cioè, secondo me lui dice: Cazzo, non hanno rubato niente perché lui ha girato le varie stanze e nelle varie stanze non manca nulla, no? Perché eh, non, non manca effettivamente niente nelle altre stanze. L'unica cosa che manca e che qualcuno non ha proprio eh, rivelato, sarebbero dei soldi nel cassetto di Amanda, per esempio, perché Amanda nel suo cassetto avrebbe dovuto avere 300 euro, che era l'affitto che avrebbe dovuto pagare in quei giorni, ma eh, che non ci sono, ma lei non ne denuncia la mancanza. Ecco, questo, per esempio, è una domanda interessante. Uh, Avevi provato una teoria nuova sul caso e l'avesti esposta? Sì, non, 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 poi non l'ho più esposta perché... Uh, Esatto, ecco, Michele risponde alla, per, meglio di me e, No, ne parlerò l'anno prossimo in maniera un po' più approfondita Michela della, della nuova teoria che poi diciamo che è ancora in corso di svolgimento Il bombato, ho parlato, della, ho parlato della, di Yuva prima e mh, Poi magari ascoltati la live e vedrai che... Uh, lo stage per me era il tentativo di ricerca di un qualcosa che in quella stanza non è stata trovata. Ah, interessante, Enrica. Ci penso. Perché? Ma che senso ha che Rudy continua a proclamarsi innocente? Questa è una domanda favolosa. Io è una domanda che se potessi. Io. Ho dei sogni. Eh, cioè, io vorrei avere dieci minuti in una stanza con Rudy, con Amanda, con Raffaele. Con Raffaele, neanche tanto. Cioè, Raffaele. Tanto, Raffaele, se ci ascolti, vuoi venire? Io sono, io sono tuo grande fan. Se vuoi venire. Eh, ospite io ti faccio parlare c'ho un paio di domande un po' scomode da farti ma eh, ne ho un sacco a tuo favore io darei davvero mh, tutto quello che ho eh, su, per stare 10 minuti in una stanza con Rudy senza microfoni senza registratori, senza niente cioè io e Rudy e basta e, e lui è obbligato a dirmi la verità cioè questo è il giochino no? e 10 minuti non avrei bisogno di molto più tempo per fargli delle domande tra cui una domanda potrebbe essere ma perché continui a dire che non, non, non cioè, perché lui è riuscito, anche qua, attraverso un'ipnosi un collettiva, a convincere milioni di persone, perché a tutti gli effetti milioni di persone. Cioè, lui è quello, probabilmente su Deep in Crimini, che ha più prove a suo carico di tutti. Cioè, non mi viene in mente una persona che abbia più prove a carico di Rudy, ma è riuscito a convincere tutti della sua innocenza ed è riuscito a farsi passare come vittima. probabilmente nella sua testa l'essere vittima lo nobilita, cioè lui non è responsabile, adesso io non saprei dire il grado di responsabilità, però lui non si avverte responsabile probabilmente della morte di Meredith quanto di, vittima, di seconda vittima dopo Meredith, quindi è una roba, è una roba incredibile parla della domanda sul cassetto di Amanda ma quanto ha fatto la doccia? non ha cambiato le mutande perché si sarebbe resa contro il furto allora cato, sì probabilmente non sono gli stessi cassetti nel cassetto della scrivania non credo tenesse le mutande così ti, ti do una risposta secondo me ce l'aveva nel comodino le, dom le mutande um, domanda di Geronimo se fosse stato commesso nel 2023 con tutta questa tecnologia strumenti migliori telecamere e sarebbe possibile un corso diverso di fatto? assolutamente sì assolutamente sì Assolutamente sì. Oggi, oggi ne parlavo l'altro giorno a cena. L'altro giorno parlo di settimana scorsa forse. Due settimane fa. Non mi ricordo. ero con Zap a casa sua. E parlavo un po' di questa cosa. Cioè del fatto che... Eh, oggi è molto difficile fare un omicidio e... Eh, cioè commettere un omicidio e fare la franca. Molto, molto difficile, eh, certo. Serve, serve fortuna, serve che gli inquirenti sbaglino perché negli inquirenti hanno sbagliato. Qua hanno sbagliato in tanti casi, ma obiettivamente, cioè, se tu, se tu hai in tasca un cellulare, pensate a, al caso di Moscow. Tra l'altro, sta per iniziare il processo. Se volete una puntata del, dell del um, quello dell'università dell'Idaho, del quadro dei quattro omicidi, sto seguendo. In questi giorni mi, sto, mi sono sparato un paio di speciali sul, sul caso quando avevo il COVID. e sono ferrati su tutto adesso perché era un po' che non ci guardavo e sta per iniziare il processo, però se pensate a quel caso lì che è venuto l'anno scorso, è venuto tra l'altro un anno fa, esatto, era il 12, 13 novembre, quindi praticamente un anno fa, ehm, lui deve spegnere il cellulare. E comunque viene beccato perché, oltre che per il DNA sul, sulla custodia del coltello, viene beccato perché comunque aveva fatto dei giri in quella zona e il GPS del cellulare aveva pingato su quei giri lì. Quindi oggi è molto complicato, già soltanto se hai uno smartwatch o se hai un cellulare, è molto difficile. Ci sono telecamere ovunque. Uh, chiaramente non, non in tutti i posti del mondo però uh, nelle grandi città ci sono telecamere ovunque quindi è molto complicato farla franca e quindi sì è assolutamente secondo me più difficile oggi faccio un altro esempio per esempio è via Poma cioè via Poma bastava chiedere cioè se avessero avuto uh, i, I tabulati telefonici probabilmente l'avrebbero risolto in un quarto d'ora. Invece dopo 33 anni siamo ancora qui a capire se è stato tizio che io sempre ognuno su via Poma, no? Quindi assolutamente sì. Sì, esatto. Allora, eh, la verità credo che, che sia rampante Non capisco come facciano quelli che ancora lo ritengono innocente a discapito di quei due poveracci che hanno portato l'inferno in e in carcere. Ma allora io, io. io Penso che la vicenda sia più complessa ancora uh, di così, uh, Michela. Cioè, uh, per quanto io veda un, un Raffaele lontano da questa vicenda, non, mi son, non ho ancora capito Amanda che è un personaggio che io capisco benissimo invece perché ha tutta questa attrazione, eh, c'è chi la ama, chi la odia, chi la difende, chi, chi vorrebbe eh, vederla sulla sedia uh, elettrica, S sedia elettrica si dice, su... comunque lei, lei è un personaggio, eh, tanto avevo preparato una puntata che poi non ho mai fatto su, su degli esperti di body language che leggono il body language di Amanda, che ho trovato delizioso, lei è un personaggio così, Uh, e, e ancora io oggi non ho capito tante cose su Amanda che è il personaggio sicuramente più misterioso in un certo senso e meno, meno decifrabile Rudy invece mi sembra nonostante io ci sia caduto su Rudy uh, Rudy è il personaggio in un certo senso più trasparente però Rudy ha rispetto agli altri due secondo me ha una capacità empatica che gli altri due non hanno questo proprio come, come persone. Come, persone cioè come caratteristica umana, e non è un giudizio di merito o di demerito, semplicemente eh, Amanda Knox non è una donna particolarmente empatica, Raffaele Sollecito non è un uomo particolarmente empatico, Rudy Guede. Magari io ovviamente non lo conosco, ma l'impressione, per esempio, se guardate la, la, Dalla Leosini, ti dà l'idea di essere un uomo abbastanza empatico. E quindi e questa cosa fa sì che incredibilmente milioni di persone lo ritengano innocente, nonostante abbia, non so, 25 prove che lo inchiodano eh, in, quella, in quella stanza, in quella casa. Amignini. Eh, Anto, tra l'altro Anton vedo che commenti tutti i video su Deep. Mi fa molto piacere. Tra l'altro, eh, dici sempre un sacco di cose. Le, io leggo tutti i commenti, poi mh, ogni tanto faccio un pomeriggio dove, dove rispondo a tutti. E vedo che commenti sempre in maniera molto molto intelligente. Quindi aspettati un po' di risposte in questi giorni, perché eh, sei, sei forte. Non ho risposto sul libro di Harry Potter perché è un altro libro. Eh, Sono son due libri diversi. Allora, eh, Anton dice: eh, Dice. Ah, Amanda dice, ah scusate, sto capendo un cazzo, adesso ripeto, scusate, sto, dopo un'ora di diretta sto morendo. Allora, a Mignini, Amanda dice di aver controllato se i soldi in contanti erano al loro posto. È stata due volte in casa, si è fatta la doccia, ha riposto il libro di Harry Potter e non ha guardato nel cassetto. Ehm... Um, Esatto, quindi questa è una delle cose strane. Allora Riccardo mi chiede, eh, Palla io invece sono interessato a fare una domanda a te, si sente, si vede che sei molto appassionato al caso di Meredith e sicuramente cerchi la verità, ma non c'è pericolo di finire la spiegazione di ossessione? No, io non, non sono appassionato del caso di Meredith, sono ossessionato del caso di Meredith, scusate si è, mi sa che, ok si è, S spegniamo la telecamera che si è surriscaldata. Io non sono appassionato del, del caso di Meredith. Sono ossessionato del caso di Meredith, che sono due. Mi sentite? Perché so che non mi vedete più perché mi è morta la telecamera, ma abbiate fede, se mi sentite va bene lo stesso. Io sono assolutamente ossessionato del caso di Meredith, sono due cose proprio diverse. Eh, così come lo sono. Così come lo sono di, di Via Poma, per esempio, eh, o di Neracella. Quindi. O dei mass shootings, per esempio, sono casi che mi, che mi ossessionano assolutamente. Quindi ah, mi sentite fantastico. Quindi, sì, sono assolutamente. Sono assolutamente già nella spirale, però io penso che eh, sia io sia altre persone con cui parlo del caso. Eh, ho un'ossessione che definirei adesso so, so che non è proprio il periodo storico in cui definire un'ossessione sana è una cosa. Eh, Giusta, però la definirei sana da, da che punto di vista? Nel senso che non sono mai né io né anche altre persone, appunto, con cui parlo del caso talebani su, su questo caso. Cosa vuol dire non sono mai talebani? Um, del fatto che non, non è che io ho un'idea e che tento di spiegare quell'idea in ogni modo. Ti faccio un esempio: io quando ho iniziato D-Pen, e eh, mi avete iniziato il primo caso. Ero sicuro che Rudy in qualche modo c'entrasse, ma ero altresì sicuro che Amanda fosse, diciamo, la mastermind della situazione. E che fosse la vera colpevole, perché tutta questa cosa. Io non ho una particolare simpatia nei confronti di Amanda, anzi... Eh, mi sta abbastanza antipatica, però non ho, penso che mi interessi di più la ricerca della... Della verità uh, nei confronti di Meredith, per Meredith più che altro, uh, non tanto per me, e poi io lo dico anche sempre: sicuramente c'è la parte per Meredith, e poi è obiettivamente se uno è entrato dentro il. Vediamo se adesso funziona, non funzionerà mai, ma facciamo finta che funzioni. Uh, se uno è entrato dentro. Ok, forse adesso funziona. Se uno è entrato dentro il caso, non può che vederlo come. Un puzzle mh, eh, che, che non torna in nessun modo e c'è sempre qualcosa in più. Eh, e quindi, no. Cioè, sì <ride> e no. No, no, non ancora. Eh, Via Poma è Sì, no, Via Poma è sicuramente uno dei... sicuramente è uno... anch'io di Via Poma sono... Molto, molto appassionato. Ci sono delle cose che mi, che mi, mi piacciono molto. Ci sono dei casi stranieri che mi piacciono molto. Ci sono tante cose che, che mi ossessionano. Sicuramente merite quello che mi ossessiona di più. Yara è stata un'ossessione per un po', sicuramente. E uh, quindi così. Allora Davide non credo, eh, anche perché eh, allora Davide dice l'inserimento nella storia di Juva potrebbe incastrarsi con la confessione di Rudy in carcere di un altro ragazzo di colore a commettere l'omicidio. Che ne pensi? Eh, allora ci abbiamo pensato, la descrizione che fa Rudy non combacia con quella di Juva eh, e i due, da quanto abbiamo scoperto, in realtà scoperto... Uh, nei verbali quindi in documenti che sono aperti a tutti cioè non è che noi abbiamo dei mezzi segreti <ride> particolari uh, i due non avevano questo rapporto così stretto quindi dubito che insieme abbiano fatto un omicidio poi nessuno ha sputtanato l'altro quindi tenderei a escludere questa cosa sul fatto che la, Davide sta parlando del, della testimonianza di Alessi Alessi era il ragazzo il ragazzo l'uomo che ha ucciso Tommaso Nofri e che confessa a un certo punto dicendo che Rudy gli aveva detto che eh, lui e un suo amico che doveva andare in bagno, erano ubriachi, sono andati a casa di Meredith e l'hanno uccisa. Eh, tanto non è così una cazzata come sembra, eh, però anche lì c'è tanto da dire, però io non sono un grande fan di quel filone, però non è una puttanata, diciamo. Esatto, un'ossessione per la verità non per Sì, a me io, anzi, da, da un certo punto di vista, sono contento che il caso di Meredith non possa avere un proseguo eh, giudiziario, perché almeno non, eh, non, 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 cioè, non, non bisogna far condannare nessuno. Però secondo me è giusto, visto che ad oggi non si sa cosa è successo, è giusto per la memoria di Meredith e per l'ossessione lo, lo, della verità cercare di capire che cosa possa essere successo. Ehm. Uh... A me piacerebbe che tu indagassi sulla morte di Riberto, il compagno di Cella di Avudi che si è suicidato con lo scaldacollo di Erudi. Eh, non, non, non sapevo di questa cosa, è la prima volta che lo sento, ma mi informerò. Cristina dice, in ogni caso sono troppe le cose che non tornano. Prima Raffaele dice che Amanda era con lui tutta la sera, poi dice che esce qualche ora, poi dice nuovo che va con lui. Allora, eh, lì c'è un discorso anche, Cristina, intanto ti ringrazio del, del, compli del complimento, scusami, della domanda. Uh, adesso sono fuso completamente Quindi adesso stacco la live perché non ce la faccio più E ti rispondo a questa domanda dicendo che Lui dice questo Poi ritratta anche perché probabilmente si accorge che Non solo lui è l'alibi di Amanda Ma contestualmente Amanda è l'alibi suo Perché se lui toglie Amanda da quella casa Non c'è nessuno che possa confermare il fatto che Lui sia stato effettivamente uh in quella casa. E quindi, insomma, gli conviene gli ha convenuto anche processualmente dire che era lì. Anton mi chiede: "Grazie, analizzando sulle ferite del corpo e la scena del crimine, senza conoscere i potuti killers, come descriveresti il colpevole che identità ident 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 faresti? Allora, Anton, questa è una domanda strana, cioè, capisco la logica, è una logica molto americana, molto da profiler. Io, come ho già detto, ehm non sono un grandissimo fan del profiling. Eh, da, da, da come la ferita entra nel collo, ti dico che lui ha un trauma con la mamma di quando è piccolo. E quindi è stato. Non sono un grande fan. Mi sembra molto cioè, è fighissimo criminal minds, ce lo guardiamo tutti. Però, è un programma della CBS. La realtà, molto spesso, siccome è un po' diversa da questa roba. Eh, detto ciò: è... il punto è capire che, che tipo di omicidio è. Io, questo vi dico la verità, ancora, non ho capito che, che omicidio è. È una, uno stupro più uccisione. È una rapina finito male. È una lotta tra due amiche. È un gioco erotico finito male. Cos'è? Non, non, non si sa. Cioè, oh, la cosa incredibile. Che libri, eh, scienziati, tutti che ne parlano e ancora non si è capito. Non si è capito che cos'è. Nel senso che non è vero che può essere 4-5 cose, ma di queste 4-5 cose non si è capito che cos'è. Quindi questo è sicuramente interessante. Ehm. Uh. Chi compie un omicidio simile senza motivi passionali deve essere sotto l'effetto di droghe, non pensi? Um, questo è un altro aspetto sicuramente interessante. Droghe e alcol in questo caso uh, possono aver giocato un ruolo. Mm, ecco, magari io non lo definirei un ruolo uh, da protagonisti, cioè un ruolo principale, però sicuramente hanno un. Uh... Io continuo a guardare la fotocamera, che non va in tutto ciò, ma va bene così. E hanno giocato sicuramente un ruolo. Ciao, Luca, vorrei chiederti poi stacco. Nonostante sia, uh, Ma non hai mai capito perché Rudy durante una chiamata uh, su Skype con Giacomo nomina un certo Stefano. Uh, chi è? Uh, nomina, un certo Stef nomina un certo Co. Credo. Uh, no, non mi... Adesso a memoria ti dico la verità, Eleonora: a memoria non mi, non mi viene in mente nessuno Stefano. Uh... Ah, funziona? Perché non mi dice Va Vabbè. Funziona sta andando benissimo. Allora, meno male che non mi sono denudato Ok <ride> non ho fatto niente di, di particolarmente. Eh, in termini strani. Eh, no, in questo momento non ho, non ho memoria. Se, se Cato o Michele o Marco sono, sono o Francesca si ricordano meglio io in questo momento di uno Stefano su perché su. Io mi ricordo che su Skype lui a un certo punto nomina, eravamo io e Co, dice, e avevamo fatto mille ipotesi su chi potesse essere questo Co, uh, ma non. Uh, su di uno Stefano. Non, non, ho, non ho memoria, però ripeto, dopo un'ora e un quarto abbondante che parlo non, non sono lucidissimo. Che tipo di criminale è? Dipende, dipende da, dal perché l'ha fatto, che tipo di criminale è. Sicuramente una persona che fa fatica a resistere a determinati impulsi e a determinati istinti e a determinate... e a determinate... Uh... Ah, ok, vedi, perfetto, vedi che Michele mi corregge subito, dice, lui dice una volta Stefano per sbaglio intendendo Raffaele. Eh, sicuramente è una persona che fa fatica a controllare determinate pulsioni che ha dentro e che probabilmente non pensava neanche lui di avere, ecco, questo è quello che definirei. Va bene ragazzi, io sono abbastanza provato da ormai non so da quanto, quanto è durata questa puntata, siamo a un'ora e un quarto, quindi probabilmente Zap domani quando vede che ho fatto una puntata di un'ora e un quarto sarà felicissimo di questa cosa, perché ci siamo detti non superiamo mai... I 45 minuti, eh, no, quello è Alex Francesca. Eh, fatto sta che come sempre ci sono tante cose da dire, fatemi sapere se vi è piaciuto questo format dove facciamo un Q&A su un singolo caso e poi come vedete nascono, nascono, tante, vengono fuori tante info e tante discussioni, io mi sono divertito molto, possiamo anche fare una parte 2 se volete, se vi è piaciuta, io vi saluto e vi ringrazio, ringrazio ovviamente tutti quelli che sono stati qua, siamo più di 70 persone, stasera è stato assolutamente fighissimo, io vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Deep in ciao a tutti! Ok, ho staccato su Spreaker perché sennò davvero mi viene un infarto se vede che ho fatto un'ora e venti di diretta e io niente, stacco che sono morto e grazie a tutti per essere stati qua, siamo 65 ancora, grazie mille, sono contenta Federica, grazie Alice, grazie Anton, grazie Barbara, grazie la personaggia, grazie Aegis, ovviamente Michele, Cato e tutti, grazie Fra, grazie Anna, ciao a tutti, un bacione, ciao Cristina, ciao a tutti.